Eccoci qui di nuovo in diretta da Villamare con il TG Estate. Avete visto quanti nomi importanti in questa nuova edizione di Negro che si terrà a Pertosa e ora altri appuntamenti a Sapri. Il 21 agosto c'è Corsi in Festa, quindi nei corsi dalle 19 in poi troverete degustazioni cilentane, offerte promozionali, mostre, animazione per i più piccoli. A Capaccio è iniziata il 16 e terminerà il 21 agosto la Sagra dei prodotti bovini. Sarà proposto un ricco menù a base di carne e latticini provenienti dalle aziende locali. A Rocca Gloriosa invece il 22 agosto prenderanno il via le tre serate dedicate all'arte e alla cultura e anche alla musica. La prima serata sarà animata dal concerto dei Musica Antica e dei Tammorasia. A Tor Orsaia invece il 22 agosto sarà ricordata l'opera del professor Giuseppe Vallone con la manifestazione culturale intitolata Cultura senza tempo. Alle 21 l'appuntamento è in piazza Lorenzo Padulo, una iniziativa nata dalla volontà del figlio del professor Vallone, Gian Lorenzo Vallone, che abbiamo qui con noi. Allora, una buona idea sicuramente per gli amici, ne aveva tanti del professore, tra cui anche noi di 105 TV, una buona idea per ricordare suo padre. Sì, innanzitutto vorrei precisare che l'idea originaria è frutto della passione, dell'impegno inesauribile e dell'affetto di Dora Caputo, che è una cara amica di famiglia, che ha spinto noi familiari a organizzare questa serata, che è un tributo non a una figura, ma all'affetto che il paese ha manifestato nei confronti della figura di mio padre, della sua figura pubblica, figura che è diventata pubblica anche grazie alla vostra emittente che ha contribuito a diffondere un messaggio che era un messaggio culturale, che parla dei valori tradizionali, del dialetto, della nostra storia in tutto il Golfo. Sarà una serata non di commemorazione, sarà una serata di incontro affettuoso, anche informale, con un gruppo di amici. Talmente informale questo incontro che non abbiamo nemmeno diramato inviti ufficiali. Ci sta pensando adesso con la solita impagabile solerzia Alfonso Speranza, l'associazione Onlus Carmine Speranza, che ci dà grandissimo supporto insieme al comune di Tor Orsaia. Una scaletta però l'avete? Una scaletta l'abbiamo ed è stata ripresa, rubata agli appunti di mio padre, che nei primi anni 2000 organizzava una serie di letture pubbliche partendo da testi originali in italiano o in lingue straniere, accompagnati dalla traduzione in italiano nel caso delle lingue straniere o direttamente in dialetto torrese e cilentano. E quindi ci sarà una riproposizione di una di queste serate che è stata tenuta nel 2008, se non ricordo male, il cui tema è Dal principio. Mi è sembrato, da un punto di vista simbolico, il modo di dare l'idea di un nuovo inizio che non avrà più il regista, l'attore principale, che però ci ha lasciato una serie di copioni, ci ha lasciato una serie di tracce che noi dobbiamo sviluppare, abbiamo il dovere di sviluppare. Ecco, voi leggerete proprio questi copioni, è il caso di dire. Abbiamo qui, l'abbiamo fatto mettere troppo lontano, però quella è la posizione ideale perché lo spazio è ampio. Ecco, ci vuoi dire chi è lui? Allora, è l'amico di una vita, compagno di 3-7, avversario molto spesso, amico fraterno Peppe Balbi, lettore affezionato di tutti i testi vernacolari di mio padre. Leggiamone uno, che cosa rappresenta il primo che ora ci leggerà? Il primo è una traduzione, è una delle traduzioni di cui parlavo, dal dialetto romanesco, Giuseppe Gioacchino Belli, quindi i primi anni del Settecento. Il titolo riguarda qualcosa che riguarda il principio, dovrei avere. Allora, andiamo a scoprire con lui, perché lui aveva questa mania di tradurre tutto in dialetto cilentano. Sì, esattamente, dalla Divina Commedia ai poeti vernacolari, quindi questo è il primo assaggio. Ma voi lo vedevate, cioè quando lo vedevate sempre alle prese con i libri, il suo studio, non vi infastidiva un po'? No, assolutamente, era una cosa che gli dava grande gioia, tuffarsi in mezzo alle carte, produrre e poi parlare al pubblico di quello che aveva prodotto. Allora, andiamo a vedere un po' il titolo di questa traduzione dal romano al torrese poi. Lo principio, questo è il titolo. Mentre i calumissali in sacristia traso e lo dava lo chirico Mazzola, dico, che vuole dice oi don Mattia, in principio erat verbo? Ehi, Sinicò rispondi, e mo, che è sta fantasia? E basava la croce della stola. Dico, e me? Dici, ya madonna mia, vuole dice, in principio era parola. E sta parola chi cos'era? Dico, dici, era insomma chiddo su per giù che era la religione alle tiembandiche. Dico, e chi se ne intende di sti guai?
Allo principio era parola e mo è chiacchiera che non finisce mai. Ecco. Tradotto poi non in romanesco, in italiano. Non è semplice, in effetti questo chierico chiede che vuol dire in principio erat verba e lui ha difficoltà a spiegarlo. Poi alla fine conclude. Che il principio era parola e mo su chiacchiere che non veniscono mai. Parole al vento. Parole al vento, bravo. Poi ne abbiamo un'altra che era intitolata, lui, questa l'ha scritta proprio al Consiglio Generale Superiore, vale a dire lui immagina che si riunisce a una certa nuvola il Consiglio Generale Superiore di Torre Orsani, di tutti i santi, li convoca e ogni santo deve avere un incarico. E all'ultimo lui, il poeta, chiude. È bellina, è carina perché era lui, questo era Peppe Vallone. Questo è la sua opera, è questa. Creatura, e forse si auto un po' ironizza e si auto è. E dice, questo era, dice, però è bello in da certa di età, mi dico in consiglio tanta santità. Pensando a tutta questa santità, io non volio voglia confessare. Non posso essere santo vivitore e nemmeno un santo mangiatore, lui non beveva e non mangiava. Potrei essere solo arreto, ma caro santo anonimo poeta. Non santo zico, ma non santo vero, con un quadramento di livello zero, come non uscire da un ministero. Certo, come vocifera la gente, sarà richiesta una grossa patente, con buone referenze e quando a me gli tengo solo la patente B. Ma sarebbe bello fare lo santo raro, con libro, carta, pinna e calamaro, e leggi, sant'anonimo scrittore, è specialista in piccoli favori, non sant'ariedo né duce né amaro, si festeggia lo 30 di Frevaro. Bellissimo. E poi è una delle poche poesie che lui fa la postilla sotto e la invia al lavatoio, per conoscenza lo nostro lavannaro, il lavannaro, il lavatoio dove si andava a lavare, dove si chiacchierava e si diffondevano le poesie. Ecco, insomma, questo è un modo per ricordare anche la figura, ecco, di che ricordo ha di Vallone. Ma io mi sono cresciuto con Vallone, da ragazzino forse mi ha preso e sono stato con lui. Il ricordo, dicevo pure al figlio, è stato un uomo formidabile, un santo di grandi favori e piccoli favori. Io presi una sbandata da giovanetto e lui mi salvò, mi prese a studiare, insomma non ne parliamo. Addirittura, come fece per salvarlo? Anche col gioco. Io mi ricordo che lui veniva e si misurava sempre giocando a carte e poi ogni tanto diciamoci a leggere un poco di libro. Vallone era formidabile. Quindi io ho un ricordo molto dolce, molto, molto bello. Ecco, ed è un piacere quindi mantenere vivo questi ricordi. Quindi per Torre Orsani è come un ritrovo in una grande casa, come i tempi antichi. Quindi vi ritroverete in questa piazza di Torre Orsani. Gli amici di Torre Orsani e chi ormai dicevamo prima è molto conosciuto, il professore Vallone, anche il pubblico di 105 TV era affezionato a lui e seguiva con piacere e continua a seguire le puntate di Diavolettevole. Chi ha voglia di rivivere quei momenti, anche se lui non ci sarà fisicamente ma ci sarà con la sua opera, potrà farlo il 22 agosto in piazza a Torre Orsani a partire dalle 21. Una iniziativa che punta ad andare avanti. Certamente, deve essere il primo atto di un percorso più lungo, sia per quello che è stato il suo lascito intellettuale, sia per la nostra volontà di far crescere e continuare una serie di tradizioni che abbiamo attorno e di valorizzare una serie di istituzioni che abbiamo, a partire dalla Biblioteca Comunale, l'Università Popolare del Cilento. Sono delle emergenze in questo territorio che naturalmente non bastano da sole, non bastiamo a noi stessi, dobbiamo cercare di fare massa critica anche con altri centri e quindi intavolare un discorso culturale più ampio. Bene, complimenti, un salutone al figlio, al professore Vallone e al suo grande amico.